straordinaria storia del nostro territorio che è legata alla cultura dello zolfo. E per questo non potevamo non fare leva sulla conoscenza, gli studi, l'impegno che in questi anni vi ha profuso la Società di Studi e Ricerche della Romagna Mineraria, in particolare per Paolo Magalotti che è qui accanto a me, e poi anche Davide Fagioli col quale appunto ha portato avanti questo studio. Noi oggi parliamo di un fondo particolare che è custodito nella Malatestiana, che è quello relativo alla società, dunque, com'è che si chiama? Allora l'ho persa, Società delle Miniere Sulfuree della Romagna. È una delle tante società che ha operato in questo territorio, ma noi abbiamo la fortuna di avere qui questo fondo, grazie ad una opera della Cassa di Risparmio di Cesena, che a suo tempo, nel 1987, ha acquistato tutto questo faldone, lo ha portato qui a disposizione dei posteri, e quindi su questa noi oggi ci concentriamo. Dicevo, è stata una delle società che ha operato qui e che in qualche modo oggi ci dà la possibilità di capire come veniva commercializzato, come veniva estratto, ma anche quale peso ha avuto nella nostra realtà una società come questa ed un'attività come quella che ha dato effettivamente lavoro e sussistenza a decine di migliaia di famiglie nel nostro territorio, ma anche caratterizzato in qualche modo la nostra cultura. D'altronde lo zolfo fin dall'antichità è stato un elemento il cui uso è stato impiegato in vari settori, dalle cerimonie religiose alla medicina, all'agricoltura, ovviamente in campo bellico, come tutti quanti noi sappiamo. Di sicuro l'attività estrattiva dello zolfo nella nostra zona è stata testimoniata sin dall'epoca dei Romani, quindi una cosa che viene da molto lontano, con la miniera che si chiamava la Sulforanaccia, che era ubicata nella parrocchia di Bacciolino, laddove il Borattella si butta nel Savio. Il più antico documento relativo all'estrazione dello zolfo risale al 1047 e si trova nell'archivio vescovile di Ravenna. A partire dal XIV secolo i documenti si fanno invece un po' più frequenti, mentre nel XVI secolo si ha finalmente la notizia della coltivazione, questo è il termine tecnico, delle miniere romagnole. Ma sono documenti anche molto importanti, le bolle di Papa Paolo III, che sono conservate nell'archivio di Stato, il nostro archivio di Stato, e nel dicembre del 1535 parla appunto del fatto che l'estrazione dello zolfo fa parte dei benefici statutari della città di Cesena. Lo zolfo prodotto nella nostra zona attraverso il Savio arrivava anche a Cesenatico, dove evidentemente gli veniva smistato in altre parti dell'Italia e probabilmente ha anche condizionato la costruzione la progettazione del porto di Cesenatico da parte di Leonardo da Vinci. Per dire quanto poi nel corso degli anni, facciamo un salto notevole perché non sarò io ovviamente che vi parlerò di questo argomento, per capire come era anche inserita nella quotidianità questa cultura dello zolfo, ricordiamo che nel 1759 il poeta cesenate Vincenzo Masini aveva pubblicato un poema, Il zolfo, in tre libri. 60 anni più tardi, ecco che comincia la storia della società anonima delle miniere sulfuree di Romagna, che ha operato non soltanto qui, ma anche nel Montefeltro, perché gestiva la miniera di Perticara. E poi anche nella nostra zona la miniera di Formignano, perché qui, come dico, operavano diverse altre società. Ha operato tra il 1801 e il 1895, perché in quell'anno la società è fallita, perché ci sono state varie vicissitudini e colpi di scena in merito alla gestione e alla coltivazione dello zolfo nella nostra zona. A quel punto l'attività è continuata con le cooperative che già evidentemente esistevano e nel 1917 la Società Anonima delle Miniere è stata acquistata dalla Montecatini. Ma ci sono soltanto un'altra quarantina d'anni da quel momento lì perché poi lo zolfo nella nostra zona ha incominciato a cedere la propria attività anche se aveva avuto un monopolio praticamente nazionale. Cosa è successo? Che negli anni 30 lo zolfo americano ci ha battuto, la concorrenza ci ha battuto, avevano una possibilità di estrarre lo zolfo che era evidentemente meno costosa e molto più produttiva e a questo punto ci ha tolto il monopolio. Il governo italiano, consapevole di questo grave danno,
aveva cercato di emettere dei provvedimenti, cercando di garantire un prezzo minimo ai produttori, ma evidentemente questa crisi era irreversibile, tant'è vero che poi negli anni 60 le miniere vengono tutte chiuse. Però tutti noi forse, e vedo tra l'altro oggi una presenza notevole, in qualche modo ha toccato la storia dello zolfo, la storia delle miniere. Io sono figlia di un minatore che in seguito a questa grave crisi è andato a lavorare, passando la sua opera di minatore, che era assolutamente assai particolare, una vitaccia, 8 ore al buio sotto. Poi sono andati, come sappiamo, c'è una lunga storia che la società delle miniere ci può raccontare, sono andati nelle miniere dell'oro del Minas Gerais del Brasile, sono andati in Argentina. Alcuni altri, come mio padre, hanno fatto una scelta, diciamo, tra virgolette, autarchica, perché è andato a lavorare a quella che era veramente allora l'energia autarchica del regime fascista, è andato a lavorare a Carbonia, nelle miniere di carbone della Sardegna, dove poi ebbe un terribile incidente, come spesso capitava, e non fu poi in grado di lavorare successivamente. Allora, dicevo che in questa zona non ha operato soltanto questa società anonima delle miniere sulfuro di Romagna, di cui oggi sentiamo un po' quali sono i contenuti di questi faldoni che sono arrivati fino a noi. Dicevo che c'erano molte altre miniere e molte altre società che hanno avuto delle storie molto complesse con soci che si sono avvicendati. È una storia affascinante che noi in parte conosciamo veramente grazie alla società di studi e ricerche della Romagna Mineraria, perché altrimenti tutte queste storie, che sono molto frammentarie, lette così, si sarebbero perdute. Dicevo, c'erano 12 miniere qui: la miniera di Formignano, di Monte Aguzzo, di Val di Noce, di Santa Polinare, di Venzi Rovereto, di Montevecchio, di Borattella 1, 2, 3, di Piavola, di Caguido, di Piaia, di Paderne, di Campitello. Tante, e quindi una storia che ha veramente intersecato la nostra cultura. E lascio la parola a Pierpaolo Magalotti con la raccomandazione di lasciarci andare a mangiare quantomeno mezzogiorno e mezzo. Esattiva, direi. Prima di entrare nella relazione che riguarderà l'archivio della società delle miniere di sulfuro di Romagna, vorrei dare un breve cenno sul perché una parte dell'archivio della società delle miniere di sulfuro di Romagna è qui in Malatestiana. Nel maggio del 1987 venne proposto alla nostra associazione mineraria, la società di ricerca e studio della Romagna Mineraria, dall'ingegner Veggiani, Torino, per noi un amico, uno che ci ha dato la spinta per partire in questa ricerca affascinante, perché io mi sono partito proprio dal nulla, e in questi 30 anni, oltre 30 anni, e dal vice direttore della Malatestiana, Piero Lucchi, perché era stato trovato un fondo, questo fondo, presso un antiquario di Imola. La cifra che avevano chiesto, che aveva chiesto l'antiquario, di circa 7 milioni e mezzo, che noi non avevamo come associazione, ma povera associazione, l'associazione di volontariato che è la nostra. Però ha risolto tutto Tonino Veggiani. Tonino Veggiani era socio della Cassa di Risparmio, che nel consiglio dice: facciamo la domanda, vediamo se ci danno i soldi. A settembre sono arrivati i soldi e abbiamo acquistato questo fondo interessantissimo, sono 66 faldoni. Io ricordo il giorno, anzi intanto mi sono dimenticato, faccio partire un piccolo filmato che muto, aspettate un po' perché dovrebbe partire, ci sono i problemi. È bellissimo, praticamente muto, e non ci sono autori, sono veramente i nostri minatori, ma non è tanto. Direbbe, vabbè, ma lo farò vedere alla fine, se c'è tempo. E a un certo punto portiamo a casa questi faldoni nel settembre del 1987 e vengono collocati di sotto nella refettoria della Malatestiana,
vicino alla biblioteca Comandini. Venne dato l'incarico al maestro Renato Turci, che è un amico nostro, che ha fatto l'inventario di tutto questi 60 faldoni. Sono circa 70.000 carte, molte sono sfuse, ci sono progetti, ci sono relazioni, ci sono libri paga, c'è un po' tutta la corrispondenza che aveva questa società, Primiere Solfure, e c'è anche un po' la storia. E è importantissimo questo archivio, perché raramente si trovano degli archivi di società, specialmente società mineraria, è andato tutto distrutto. E è importante perché questa società ha gestito, come ho detto prima, l'Enide, la miniera di Verticale e quella di Formignano e nel Cesenato. Io vorrei però farvi vedere, ecco, vorrei ringraziare, non è presente, lo vedo, il professor Enrico Tonelli, che fece una bellissima tesi di laurea che è depositata qui in Malatestiana e che sicuramente metteremo appena avremo tempo sul nostro sito in internet, è bellissima, e la tesi è una miniera di zolfo nello Stato Pontificio 1844-1860, e qui c'è la tesi che è stata fatta negli anni 1987, l'anno in cui è stata discussa. Il professor Enrico Fanelli insegna al liceo scientifico e quindi l'ho voluto proiettare, e adesso parto con la mia relazione, che vorrei dividere in due parti. La prima è un po' sulla storia, la genesi, le origini di questa società che è della miniera solfure di Romagna e del suo fondo. La seconda parte la dedicherei ad alcuni personaggi importantissimi che hanno gestito questa società, addirittura sono stati anche, cito subito il nome, Marco Minghetti è stato anche presidente del Consiglio per due volte, se no subito dopo l'Unità d'Italia. Quindi capite subito l'importanza di questa società. Parto con la prima parte della mia relazione. I giacimenti solfiferi del circondario di Verticara erano già noti nel XVI secolo. Furono sicuramente sfruttati alla fine del Settecento in modo, direi, non dico industriale, ma con una certa importanza dalla famiglia Masi, che era una famiglia del luogo, proprietaria di terreni. Abbiamo i documenti del pagamento della tassa sulle concessioni che veniva versata la Camera Apostolica, il governo del Papa, a Roma, perché noi eravamo sotto il governo del Papa. Il 29 di giugno, nella festa di Santi Pietro e San Paolo, venivano versate le tasse che erano in libre d'argento. Era d'argento. Il 27 settembre 1816 queste proprietà, diciamo, le prime miniere di Verticara vengono vendute al conte Cisterna, Giovanni Cisterna, che era di Rimini. È stato un amministratore, un grande amministratore durante il periodo napoleonico dei beni ecclesiastici. Sicuramente ha fatto affari, è diventato ricco. Il titolo di conte, ovvero della famiglia modesta e normale, l'aveva acquisito durante il Regno d'Italia, sono il periodo napoleonico. E acquisisce questa proprietà perché vede nel un futuro nelle miniere di zolfo, perché stava partendo l'industria chimica, specialmente la lavorazione della soda artificiale che veniva ricavata dagli acidi derivanti dallo zolfo. Il conte Cisterni nel 1823 acquista anche la miniera di Formignano da un certo Giuseppe Dell'Amore, che sarà, non è il datario Dell'Amore che conosciamo, anche lui impresario, eccetera, e lo zio, e dal prete e dal parroco di Formignano, che era proprietario del fondo dove attualmente c'è ancora il villaggio minerale, c'era la miniera. L'attività della miniera del conte Cisterne comincia, ci crede, fa investimenti, ma si indebita fortemente e si indebita con banchieri ebrei, Salomo Perugia, Leone Morburgo ed Emanuele Foligni, perché aveva fatto degli investimenti per poter sfruttare almeno queste miniere. Arriviamo al 1838 e Cisterni
che è in difficoltà economiche, si mette in contatto con due francesi, Agostino Picard e Charles Poitier, uno di Marsiglia, l'altro di Volta, che erano imprenditori, commercianti, che conoscevano il mercato di Cesena e il mercato di Rimini, dove si vendeva zolfo e dove si acquistava anche l'aceto solforico, perché era molto interessante e utile per la sede industria chimica. Si mette in contatto con questi due impresari, il conte Cisterni, e fondano una nuova società, la Giovanni Cisterni Agostino Picard & Company, che continua l'attività, però va avanti per pochi anni, perché le difficoltà economiche per gestire le imprese erano veramente tante. Molte volte bastava un incendio in una galleria che bloccava il lavoro in maniera, perché era difficile da spegnere, era difficile lavorare, e molte volte gli inconvenienti erano anche dovuti alla difficoltà alla fusione dello zolfo. Fino al 1855 lo zolfo veniva fuso in delle pignate o di ferro, ultimamente, ma prima erano oli di sasso, veniva messo in minerale e veniva fatto fuoco col carbone o con la legna. Quindi ci voleva una quantità di legna enorme che praticamente era difficile anche da reperire, quindi le nostre colline erano proprio desertificate per questa necessità delle nostre miniere di bruciare tantissima legna. Nel 1841 la società è in grosse difficoltà e chiude quasi completamente il lavoro in miniera, saltuariamente, c'è un lavoro saltuario. Ecco qui, arriviamo al punto nodale. Nel 1844 si risolve, la soluzione c'è e viene fondata una nuova società, la Nuova Società delle Miniere Sulfure di Romagna. Ecco, questo è il nucleo che poi verrà preso dalla Società delle Miniere di Romagna. C'è solo quel nuovo, quell'aggettivo che li differenzia. Nel 1844 viene fondata a Bologna questa società con un capitale di 30.000 scudi romani, un capitale anche importante, quindi sistemano i debiti della vecchia società, acquistano le miniere di Perticara e di Formigliano e incominciano l'attività. Però anche quel capitale diventa insufficiente. Arriviamo al 1855, che anche questa nuova società delle miniere sulfuri di Romagna è in crisi, non ha più soldi. Però addirittura i soci bolognesi che l'hanno fondata sono creditori nei confronti della società per diverse migliaia di scudi. Quindi viene fondata la società delle miniere sulfuri di Romagna, e il fondo è qui in biblioteca, nel 1855. Questa è la società che avrà un'importanza veramente enorme, perché prima di tutto si costituisce con un capitale sociale enorme di 220.000 scudi romani, siamo nel 1855. Cercherà di ammodernizzare la tecnica del lavoro in miniera, addirittura arriverà a Perticara la prima macchina a vapore nel 1849, arriverà da Marsiglia, dalla Francia, con operai e tecnici francesi per farla funzionare. Questa macchina a vapore serviva a far funzionare una pompa per tirare fuori l'acqua dai pozzi, perché altrimenti